Ciao ragazzi, sono Scrinice e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come avete detto dal titolo, siamo sul quiz su Minecraft, ovvero un quiz che ci offre delle domande riguardanti Minecraft, che noi ovviamente sappiamo benissimo che gioco è e lo portiamo spesso sul canale, in pratica è il gioco principale del canale. Ed oggi ho scoperto questo quiz e andremo a fare di nuovo un test per sapere se quanto ne sappiamo su questo gioco, dato che è il nostro gioco preferito, almeno Minecraft dovrebbe essere il mio gioco preferito. Fatemi sapere qual è il vostro gioco preferito nei commenti e direi di cominciare, perché è un quiz con quante domande? Siamo a 13 domande, quindi dura abbastanza poco. Speriamo che di rispondere giusto almeno al 10 domande, credo, cioè almeno 10 domande ci dobbiamo arrivare. E quindi dai, cominciamo, ti ricordo di lasciare un like e cominciamo. Allora, qual è, forse scritto male, qual è la software house di Minecraft? Ovviamente è tradotto dall'inglese, quindi sarà scritto malissimo. Microsoft, Nintendo, Mojang o EA? Allora, il software house di Minecraft è la Mojang, credo. Quindi abbastanza facile la prima. Poi, come si chiama la skin che ognuno ha dall'inizio del gioco? Ah, la skin che ognuno c'ha all'inizio del gioco è Steve, però comunque ricordiamo che nel mio Minecraft abbiamo anche Alex come prima, quindi potrebbe essere anche Alex giusta. Però vabbè, dato che tutti hanno Steve, ovviamente diciamo Steve perché è la principale. Comunque, quale tra questi, quale scritto ancora più male di prima, quale tra questi è un mob ostile, ovvero un mob cattivo che ti può attaccare? Tra maiale, cavallo, zombie, cane o pecora, direi che lo zombie è il più scontato, perché gli altri non ti possono attaccare a meno che non si trasformano in qualsiasi cosa di ostile. Poi, in Minecraft chi è Herobrine? Questa è una domanda interessante. Un mostro non ostile, sbagliato. Una creepypasta, storia paurosa, creata dalla community di Minecraft potrebbe essere la risposta. Un mostro ostile, una delle skin usate dai giocatori di Minecraft. Se non ci sbagliamo, almeno dato che quello che dicono è questo, una creepypasta che è stata inventata da Minecraft dovrebbe essere la risposta giusta. Poi, chi è Notch? Che dovrebbe essere il creatore di Minecraft, però comunque non lo so. Esatto, come vedete c'è lo sviluppatore di Minecraft, il CEO della Mojang, che non so che cosa sia il CEO, scusatemi, il creatore di Minecraft. Noi andiamo a mettere il creatore di Minecraft, se è sbagliato non vi posso dire niente, però va bene. Poi, quale tra questi è il blocco che si distrugge più difficilmente in Minecraft? Pietra, tra questi di qua, perché il blocco più difficile da distruggere ovviamente poi sarà l'ossidiana, poi la bedrock, però non si può distruggere. Comunque, tra questi di qua c'è pietra, sabbia, terra, ossidiana e Gaia, e c'è l'ossidiana, quindi diciamo di andarla a votare subito, perché tra questi e tra Minecraft comunque è il nostro blocco più difficile da usare, cioè più da spaccare, con anche il piccone di diamante. Ricordiamo, il tempo non lo so quanto ci mette, però vabbè, potrebbe anche volerci qualche cosa di secondi in più. Comunque, quale invece è il blocco che si distrugge più facilmente in Minecraft? Questo lo sapevi, questo non mi ricordo, cioè proprio non lo sapevo come risposta, però non me la ricordo proprio, ti giuro. Allora, tra questi di quante roccia non lo è, però comunque roccia, terra, bedrock, sabbia o ghiaia. Allora, se la giocano sabbia e ghiaia, però non mi ricordo assolutamente quale tra i due. Dovrebbe essere sabbia, però vediamo, io metto sabbia, però potrebbe essere anche ghiaia, non vi sto dicendo che è giusto al 100%. Poi, come si chiama l'inferno in Minecraft? Nether, ovviamente. Nether è troppo facile, Land invece non è un inferno, è un altro mondo. Dove si trova il Ghast mob in Minecraft? Sempre nel Nether. Tutte e due domande uguali quasi. In Minecraft esistono le mod? Sì che esistono le mod, esistono i comandi, esistono un sacco di cose. Però aspetta, io non so in che ambito me la stai chiedendo. Se tu me la chiedi in Minecraft Survival, non credo. Però comunque sì, esistono le mod, dai, non può essere che non esistono. Poi, quale tra questi è un cibo commestibile? Questa è una bella domanda. Enderpearl è commestibile, cioè, no, cioè non è commestibile, puoi mangiare ma non è un cibo. Latte e carne sono commestibili però, quindi direi che l'unica scelta sbagliata è l'enderpearl. Poi, qual è il materiale voluto da tutti in Minecraft? Oro, carbone, diamanti, pesce, ovviamente diamante, che non è un materiale, è un coso, come si chiama. Ultima domanda,
In Minecraft quanto dura in tempo reale il ciclo giorno-notte? Questa è una domanda veramente bellissima che io non mi ricordo affatto, però dato che comunque dicono che dura assai, ovviamente non sarà 24 ore neanche un'ora, dovrebbe essere 20 minuti in totale, perché io so che la notte dura 10 forse, il giorno dura 10, comunque non lo so, comunque dovrebbero essere 20 minuti in totale, vediamo se è vero poi. Vediamo le risposte, vediamo quanto abbiamo fatto. Oh, 6 all'80%, 85% pro. Cioè non mi ha fatto, forse non mi fa vedere le risposte. Però comunque abbiamo azzeccato l'85% delle risposte. Ah no, posso vederle. Vediamo. Allora, la prima era giusta, abbiamo Mojang. E la prima è Steve, poi... il cavallo, tra il cavallo, maiale eccetera, era lo zombie. Questa era giusta, infatti pensavo veramente così. Notch abbiamo azzeccato, attenzione, il creatore di Minecraft era giusto. Poi il blocco più difficile è ossidiana. Invece no ragazzi, il blocco più facile da distruggere è la terra. Ma che cazzo. No ragazzi, non mi ricordavo questa cosa. Comunque poi la 8 è giusta, la 9 è giusta. Cioè ragazzi, il cibo commestibile in Minecraft è la carne. No ragazzi, ho sbagliato io, scusate, ho sbagliato io. Ho scritto quale tra questi è un cibo commestibile. Cioè c'è scritto che quale tra questi è un cibo commestibile. Io ho votato l'Ender Pearl. Vabbè ragazzi, questa niente dai. Qual è il materiale voluto da tutti? Diamante. E questo era giusto, incredibile. Quella dei minuti qua era giusto, ragazzi. Ma che stiamo scherzando? Abbiamo azzeccato quasi tutte. In pratica abbiamo sbagliato solo questa perché sono un cretino, perché l'ho letta male. E quella della terra. E poi cosa? No, e basta. Cioè abbiamo sbagliato solo quella della terra. Cioè siamo veramente dei pro su Minecraft allora, no? Comunque ragazzi, niente, questo era il quiz su Minecraft e mi raccomando, se volete altri quiz ditelo nei commenti. E comunque siamo arrivati a 900 iscritti, anche vi ringrazio per questo, è un piccolo traguardo, ce ne mancano 100 ai 1000, poi potremmo fare un bello speciale fatto bene. E niente, questo era il quiz su Minecraft, mi è piaciuto abbastanza, peccato che c'erano solo 13 domande, se erano di più era molto più figo. E niente, questo video finisce qua, mi raccomando iscrivetevi al canale.